Svegliamo anche un aneddoto. Marco, ti stavi sistemando il ciuffo dei capelli per la diretta televisiva. Eccolo qui, Marco Pompetti. Esatto. Diceva Massimo da studio, prima che hai toccato un numero industriale di palloni con grande qualità oggi. Sì, sicuramente abbiamo fatto una grande partita, secondo me, soprattutto il primo tempo dove diciamo, abbiamo messo da parte il risultato, abbiamo fatto un grande primo tempo, è finito 2-0, ma sicuramente poteva finire con un margine più ampio. E per quanto riguarda me, sì, sono contento della gara perché comunque abbiamo fatto girare molto bene la palla e quello appunto che a me e a Giambo oggi il mister ci chiedeva lì in mezzo al campo e niente, sono contento perché credo come tutto il gruppo perché è una vittoria che ci serviva tanto. Come ti sei trovato con Giambo oggi? Molto bene, infatti gli ho detto anche a fine partita, mi sono trovato molto bene, ma comunque siamo tutti forti in tutte le parti del campo, mi sono trovato molto bene con lui. Prima di qualche domanda da studio da Massimo, io so che tu non hai peli sulle mani, il ciuffo è andato un po', lo puoi sistemare, è andato un po' perfetto. Prima di qualche domanda da studio di Massimo, volevo chiederti questo, volevo chiederti, dalla settimana scorsa, partita con la Lucchese che Auteri ha definito la più brutta, ad oggi probabilmente il miglior primo tempo, con 6 giorni cosa è cambiato? Ma sicuramente la partita con la Lucchese non è stata una delle migliori, ma perché comunque secondo me la cosa che si è evidenziata più di tutte è stata un pochino di frenesia, di nervosismo da parte un pochino di tutti quanti per cercare comunque di ottenere risultato, perché comunque noi quello che vogliamo è vogliamo vincere le partite, quindi vogliamo cercare in tutti i modi di vincerla. Sicuramente non è col nervosismo e con la frenesia che andiamo da qualche parte, dobbiamo stare calmi e secondo me oggi si è visto che questa calma che abbiamo portato dentro al campo, non abbiamo avuto fretta, diciamo, di andare in porta, si è vista e ci è andata bene. L'ultima da parte mia, nel secondo tempo, quando il Grosseto si è messo con il trequartista, avete sofferto un po', non avete giocato come il primo tempo e si è creato qualche spazio alle tue spalle. Soffrite il trequartista o non c'entra nulla? No, sicuramente quando comunque giochiamo con avversari che giocano con il trequartista che si mette bene tra le linee, tra la linea di centrocampisti e la linea di difensori, sicuramente tutte le squadre vanno in difficoltà e devi essere bravo a prenderle, a marcarlo. In qualche occasione oggi sono stati bravi loro e magari noi non siamo stati ottimali nel chiuderlo, abbiamo fatto passare qualche palla che non doveva passare, però comunque il secondo tempo diciamo, siamo chiusi bene, abbiamo concesso veramente poco al Grosseto. Massimo. Sì, intanto saluto Marco e complimenti per la vittoria. Mai così nel vivo della manovra, del gioco, con grande continuità, a mio avviso. Qual è la chiave di lettura? Come ti dai questo? Perché, secondo te? Ciao Massimo, buonasera. Innanzitutto ti ringrazio. No, come hai detto bene tu, sicuramente abbiamo fatto una grande partita, come ho detto prima, soprattutto il primo tempo e diciamo, ho cercato di dare il mio apporto alla squadra e quindi di farmi vedere sempre, di cercare di giocare più palloni possibili. Sono stati anche bravi i miei compagni a mettermi nelle condizioni di giocarli bene, di servire diciamo, gli attaccanti per poter incidere, come nel secondo gol di Luca, che io sono riuscito a dargli la palla e poi lui è riuscito a concludere, ma abbiamo fatto una grande azione manovrata e siamo riusciti a trovare l'uomo libero per poi fargli fare gol. Smetti di fare il calciatore, puoi fare l'opinionista. Grazie. Io già lo Salutiamo prenoto. qui, ma salutiamo il ring. Non ho capito, Massimo. Lo prenoto. Lo prenoto Lo qui prenoti, come. ok, Sì, prenotato tra in una studio. ventina d'anni, magari tra una Prenotato in ventina studio d'anni. come Va bene, opinionista. Massima, infatti, magari il più lontano possibile. Grazie a Marco Pompetti, l'auricolare Marco. Grazie mille. E occhio sempre al ciuffo che è andato avanti.